Allora, ragazzi, sono arrivato con un po' di anticipo, ma introduciamo il tutto. Introduciamo il tutto perché ormai è ora. Quindi, partiamo dal presupposto che questa è la prima vera blind run sul pezzo di Sutorima. Qualcosa che non avrei potuto o voluto portare sugli spiriti del secondo canale viene presentato qui ed è una figata incredibile. La mia prima volta sarà interessante ed essendo una blind run vera e propria, in pre-release, letteralmente, è diverso da quello che abbiamo vissuto con Bloodstained, in cui voi tutti, presa poco, perlomeno gli appassionati avevano già completato da un pezzo, nonostante non fosse passato molto tempo dalla release. Ovviamente un videogioco classico, nel tempo di 2 settimane, è fatta. Questo è uno dei motivi per i quali cominciamo dal sistema operativo, che io chiamo sempre XBM, ma in realtà ho sbagliato più volte perché l'ordine delle lettere è inverso. Per questo ho titubato, perché non volevo fare la gaffe di nuovo. Quindi, che dire? Principalmente, per togliere il dubbio a tutti coloro i quali riempono chat e commenti su YouTube riguardo questa questione, questo è il tema di Undertale su PlayStation 4. Un tempo era esclusivo per coloro che avevano preordinato la versione fisica PlayStation 4 e ora è accessibile a tutti, quindi allora, per chi non conosce Control, ho fatto un'effigie, ho fatto un'anteprima perché sono stato invitato in un press tour molto figo a provarlo, e provarlo è il motivo per il quale sono qui, nel senso che quella demo e il fatto che sia stato prodotto e sviluppato da Remedy ha catturato la mia attenzione. Mi è piaciuta la prova, nonostante ho esposto certi dubbi, che potremo, secondo me, confermeremo. Non mi aspetto incredibili sorprese sotto il punto di vista dello skill tree, ma vedremo. E oh, questo praticamente è, dopo tantissimi anni, una prima IP che questa azienda e questi creativi hanno tutta per loro, grazie anche al publisher che gli ha concesso di avere questa prerogativa, questa possessione dell'IP. Indi per cui, che dire, partiamo. Al di là del fatto che ho giocato le prime 2 ore da solo, già in anteprima, quindi le prime 2 ore saranno blind, in quanto questo sarà il mio salvataggio, sarà la mia partita, ma conosco quello che succede. Andiamo. Non l'ho mai fatto partire, mai. No, è Undertale, non è Before the Story. Deltarune è sempre dello stesso autore, è ovvio che utilizza le note di Undertale. Zorak. Ah, 505. La prossima. La prossima la farò nell'orario 18:20, solo che avendo annunciato a tutti questo prima, mi sono non dico intimorito, ma dispiaciuto nei confronti di coloro che avrebbero perso un'organizzazione. Quindi, da domani 18:20. In questo titolo non ci sono veterani in chat. Andiamo. Allora, io ho la console settata in inglese, quindi vediamo subito se posso cambiare la lingua all'interno delle opzioni. A me questa cosa fa impazzire, perché l'avevo già provato nell'anteprima, ma non ne ho parlato nel video perché non era così importante, ma i menu sono veramente fighi, con un sacco di opzioni. Ok, il doppiaggio è inglese, però l'interfaccia la posso mettere in italiano. Perfetto. Tra l'altro in tempo reale si cambia, va bene. Dimensioni dei sottotitoli li metto grandi per permettere a tutti di... Sfondo sottotitoli... Ah, per una migliore lettura?
mettiamola perché non è un'esperienza privata. Nomi, 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 nomi. Notifiche, oggetti raccolti. Tutte le possibili notifiche. Le possibili notifiche le manteniamo. Schermo, luminosità l'aumento un poco perché comunque la diretta ha dei problemi sempre a riguardo. Perdonate se le opzioni sono tutte a sinistra. Non potevo prevederlo. No, in realtà sì, potevo prevederlo, ma. Ok, le opzioni verranno. Dei controlli verranno sicuramente mostrate all'interno del gameplay. La sensibilità. Io la aumento un po'. Ok. Imposta scudo. Se abilitata l'abilità scudo viene attivata e disattivata semplicemente premendo il relativo comando. Se disabilitata bisogna tenere premuto il comando per attivare lo scudo e rilasciarlo per disattivarlo. Ok. Riconoscimenti nel menu principale. Ecco. Ora mi dispiace, la chat sta. Questa prima esperienza ci farà decidere anche dove mettere facecam e chat. Non ho voluto fare nulla senza di voi, quindi lo scopriremo vivendo. E mano a mano, come in tutte le blind run sul pezzo che faremo su Sutorima, decideremo nel secondo episodio, no? Potremmo anzi creare una routine slash aka tradizione un po' stupida, magari di fare il primo episodio sempre alle 15 e i successivi per tutti, perché magari il primo può essere un po' meno perfetto. Allora, ora scopriremo se su PS4 Pro con la Day One Patch il framerate regge. Esattamente, sì, sono su PS4 Pro. Quindi, grazie Kletson, control, andiamo. Allora, questo è indifferente immagino, ma teniamo auricolari perché potrebbe aiutare anche voi che guardate in live, a seconda dei casi. Però questo non posso dirlo prima di provare il modo in cui è stato costruito il mix. Sottotitoli? Certo, ne abbiamo discusso fino ad ora. Iniziano la partita. Non lo gioco su PC perché non avendo un hardware in grado di reggere il ray tracing sarebbe stato imperfetto. Ed essendo un gioco molto pesante a livello di fisica, avevo timore pre-upgrade che non girasse molto bene insieme alla live. Occhio, io devo stare attento, per me questa è un'esperienza. Io ho scelto di giocarlo. Per me è un gioco che voglio giocare, quindi. I know I shut you out sometimes. I'm always glad to hear from you. It's just that I get my hopes up. So many times it's led to nothing. I found nothing. It's like. We live in a room, and there's a poster on the wall. We stare at it, and we think that's the whole world. The room, and the poster. The picture's something nice. A landscape, a famous person. Like in that movie, what is it called? The prison movie. The room's a cell, and the picture, it's different for each of us. It can be beautiful or terrible, but we're all transfixed. But it's all a lie. Something to distract us from the truth. They're lying to us. We're lying to ourselves. The room's not the world. The world is much bigger and much stranger. There's a hole hidden behind that poster that leads to the real world. We all feel safe in that room. But sometimes, sometimes something crawls out from behind the poster.
And the ones that see it happen freak out and try to forget what they saw. I'm here. Why did you bring me here? Hello? Anyone here? A me quest'introduzione piace un botto. Anche graficamente fa una porca figura, in realtà. Ora vedremo come si comporta nel gameplay post dei One Punch Man. Allora, siamo entrati... Ah, sono troppo regista del gameplay in questi casi. Devo cercare forse anche di diminuire la sensibilità per poter fare delle panoramiche. Vedremo poi in combat se lo riaumento, ok? Preferisco così per come... almeno è l'introduzione. Allora, Federal Bureau of Control. Questa è l'agenzia statunitense indipendente che gestisce i fenomeni paranormali, li studia e li vuole controllare. Bureau, perdonami, Drago del Caos, per... che pirla. La domanda è, nelle opzioni, quando lo giocai, non potei togliere il motion blur, che è sicuramente una meccanica estetica bellissima da vedere, ma che a me non piace, ma non credo di poterla rimuovere, non posso rimuoverla su console. Spero che su PC si possa. Quando qualcuno lo giocherà su PC mi faccia sapere. E ora è arrivato il momento anche di finalmente leggere qualcosa, perché ovviamente durante la prova ho evitato di purtroppo investire troppo tempo in questo, visto che le abilità di gioco si sbloccavano andando avanti, ho capito che dovevo trottare. Abbiamo collezionabili, quindi ricerche e archivi, fascicoli caso, quindi ci saranno dei casi, corrispondenza. Questa è una stupidaggine, cioè carina come ambientazione, ma non ci interessa, d'accordo. Certi oggetti non sono permessi all'interno dell'agenzia. Matite N2? Perché le matite N2 non possono essere portate? Perché vengono considerate come armi, non credo proprio. Che fissa è? Qualsiasi oggetto considerato rappresentazione iconica dei concetti archetipici, ad esempio paperelle di gomma, bottiglie di ketchup. Attenzione! Qui c'è qualcosa di effettivamente interessante. Tutti i materiali sotto investigazione da parte dell'agenzia devono essere portati dentro attraverso gli ingressi privati. In caso il personale contravvenga queste regole, notificare immediatamente il proprio supervisore. Poi ci sono i multimedia, che sono evidentemente pellicole o video. In altre parole, ci troviamo all'interno di questo edificio. Noi siamo entrati qui perché evidentemente ignoravamo una certa entità. Adesso l'abbiamo probabilmente assecondata, ma è tutto vuoto. Era successo un bordello. Internal lockdown in effect. Building lockdown in effect. Multiple containment breaches detected. Ok. Head of research override. HRA protocol activated. Non sappiamo cos'è questo protocollo HRA, però è tutto chiuso, tutto sigillato. Tuttavia non c'è parola nei confronti di ciò che è una possibile evacuazione. E nonostante ci sia il building lockdown in effect, siamo riusciti a entrare. La porta si è aperta e le porte continuano ad aprirsi. Quindi o si parla di pannelli più spessi e importanti all'interno dell'edificio e l'entrata non è coinvolta, oppure questa entità l'ha aiutata a entrare. Il doppiaggio è solo in inglese, sì. Il doppiaggio è solo in inglese.
Ah, che bella la foschia. Non mi fa impazzire come si muove la telecamera. È comunque un po' scattosina. Si può leggere cosa c'è scritto qua sotto? Head of Research, Dottor Casper Darling. Questa cosa è pazzesca. Questo quadro è chiaramente strano. È di spalle. Il nostro bureau a lavoro. Sì, lo sto giocando su Pro. E questo invece è il direttore, Zaccaria Trench. Quindi cerchiamo di fare due conti. Zaccaria Trench è il direttore e il capo della ricerca è Casper Darling. Come potete notare, le animazioni sono abbastanza semplici, molto legnose, però tutto il resto è sorprendente nell'atmosfera. Questo è il bagno. È rimasta la scopa, cosa che non è assolutamente normale. Federal Bureau of Control. All these years I've been looking for them and they were hiding in plain sight. Sì, ma mi state dicendo che l'edificio di questo bureau era camuffato da altro, cioè non si sapeva che dentro c'era questa agenzia? Non credo, perché c'era la scritta dorata davanti a tutto. No? Allora, devo dare un messaggio a chiunque, a chi... Sì, ma anche se si spacciavano per altro. Salvo che non fosse proprio nascosta o cambiata quella scritta, mi sembra un po' esplicita come nomenclatura visibile. Devo dire assolutamente una cosa a tutti, però. Chiunque stia guardando questo in past broadcast e si aspettava che fosse alle 18, perdonatemi. Ho dovuto, per forza di cose, mantenere l'iniziale organizzazione. Dalla prossima volta mi sposto alle 18 perché so perfettamente cosa significa avere orario feriale e magari perdere l'inizio di qualcosa a cui si tiene. Quindi, gomena sai, perdonatemi. Non succederà più. Leggerò tutti i fogli e decisamente potremmo decidere di spostare la chat a destra. Parlatemene un momento. Questo primo episodio lo posso tranquillamente considerare come una sorta di proving ground di quello che sono le specifiche del gioco, perché l'inquadratura tende a essere leggermente verso sinistra ed è vero che può sembrare invasiva la chat, ma che succede? Che succede se la metto a destra durante le colluttazioni e qualcosa di più evidente? Perché l'inquadratura potrebbe invece puntare su quello che va visto. Capite cosa voglio dire? A quel punto è meglio averla a sinistra. Comunque. Ah, c'è una porta all'inizio delle scale. Forse chiacchierando. This seal. I saw it a long time ago. I keep seeing it in my dreams. Quindi il logo del bureau lo sogna. Spese dell'agenzia. Ok, questo mi interessa moltissimo. Oh, guardate, abbiamo l'equipaggiamento, le risorse. Le risorse spero che non siano roba troppo bulimiche. Staff survey. Ah, cazzo. Per la tabella dettagliata, consultare la pagina 5 per il confronto delle tabelle degli ultimi 5 anni. Consultare pagina 9. Principali, staff, sorveglianza, aia. Iniziative per il data center, costruzione, aia, aia. A me queste cose piacciono da morire. Ah. No, non nasconderò la chat. Per me è molto importante avere la chat visibile a schermo. È proprio una mia scelta. Posso magari accorciarla un po', ma per me è fondamentale avere la chat a schermo in un contenuto streaming. Posso tagliarla, posso rendervela meno
Perché le blind run mi rendo conto che sono una cosa diversa e posso tranquillamente accorciarla un po', ma per me deve esserci. Questo, su questo non transigo. Ma grazie, 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 grazie. Di... Oh sì, effettivamente potrei... aspettate, sì. C'è stato un po' di... Ho scontrato la scrivania prima e si deve essere spostata. Ok. Ok. Dannato tempo morto, perdonatemi. Mi sposto letteralmente io. Ok. Risolto. Nice. Bravo Mike. Hai risolto il problema molto alla radice. Sì, no, ma il feeling alla Prey è inevitabilmente evidente. Il legno rifletterebbe così tanto se è acerato, sì. Non c'è ancora il crouch disponibile? No. Però con L2, alla Shadow of the Colossus, è possibile entrare in una seconda persona. No, se c'è una cosa di cui sono certo da... di Remedy è che sono stati dei veri artisti a ricreare un lighting narrativo e di ambientazione. Cioè, l'atmosfera è di Control. Cioè, è qualcosa di totalmente suo e proprio. Veramente, veramente, veramente molto bello. Ma io so qualcosa in più. Ah... Più che altro non mi piace il modo in cui il motion blur rende un po' scattosa la camera, ma l'opzione non è disponibile. Ordini di sicurezza. Ah, cazzo. Uno squalo, malgrado fosse sotto il controllo, il permesso di, seguendo protocollo base, sparate per uccidere. Buona fortuna. All'attenzione generale... Au! Sapete quanto è vera questa cosa? Quanto spesso e volentieri i documenti sensibili sono completamente oscurati, mannaggia. Specialmente in queste agenzie. È molto inquietante questa totale forma di abbandono. E il fatto che lei salga sui tavoli in questo modo è un po' meno... ormai un po' troppo... antinarrativa. Allora. Salve. Come probabilmente già saprete, i rapporti R4 devono essere completati entro la fine della settimana. Stiamo ancora attendendo i rapporti da un certo numero di persone. In caso vi serva una proroga, richiedete il modulo R4.E al vostro supervisore. Se pensate di essere esonerati dalla presentazione del rapporto R4, vi servirà il permesso scritto da parte del vostro capo dipartimento. Ricordate, i rapporti sono obbligatori, come da sezione 75.2 del manuale degli impiegati. Se i vostri rapporti necessitano di richieste interdipartimentali, contattate il relativo capo dipartimento, dottor Darling, signora Marshall, signor Salvador o signor Kirkland, se necessario. Essi saranno impegnati giovedì nella revisione annuale del regolamento, per cui programmate la richiesta per tempo. Saluti il vostro team di amministrazione. Sapete che, quasi quasi, all'interno del press kit di Control c'era un blocco note tutto bianco. A me queste cose sono sempre piaciute. Quindi io quasi quasi, gnorri gnorri, per ora senza farvelo vedere, ma in futuro visivamente, scriverò: Dottor Darling è il capo della ricerca. Poi abbiamo capi dipartimento. Marshall. Salvador Kirkland. Capi dipartimento senza specifica. Molto bene. Ok. Quest'uomo che canta è... Esatto.
E lo abbiamo visto di spalle anche nel quadro. È lo stesso, è chiaramente lo stesso. Sì, sì, è lo stesso. There you are, guerriera Patachop. Janitor's assistant. You need to go to the interview. Go that way to the elevator. Thanks. Elevator that way. Got it. Very good. I'm Ahtim, the janitor, by the way. You work for me. You can say I sent you. If they don't hire you, then you're no relevant. There be work for the axe. Take them behind the sauna, you mahout. I've done enough night shift loner jobs to know it makes us come off weird. Ahti the janitor is a friendly face in my book. Better than somebody with no face at all. Think about it. No face. But that said, I know what you're thinking. If there's an axe murderer around, that's him. Vedete, al di là del fatto che sembra averci appena letto nel pensiero, quello che accade è che la nostra protagonista parla a noi videogiocatori attraverso questa entità che la segue. Ah, il Brera, grazie, guarda che contento il carotino. Col ray tracing deve essere tanta roba. Sì, lei parla, io so cosa pensi. I know what you're thinking, no? Se c'è qualcuno armato di ascia, pazzoide, è lui. Lei non sta parlando ad alta voce, sta pensando. Lui ha intuito qualcosa o è casualmente stato in grado di fare una strana insensata battuta sulle facce. E fin dall'introduzione, la nostra protagonista, io non so niente della storia, a parte quelle ore che ho giocato, e a un certo punto ho cominciato a saltare tutti i dialoghi perché non stavo ottenendo l'ultima abilità e non dovevo assolutamente finire la prova senza poterne parlare per me, perché lo skill tree mi preoccupava. Indi per cui, tecnicamente, qui abbiamo a che fare con una roba strana. Una roba molto strana. Per chi ha visto il primissimo sguardo, si ricorderà che ho fatto questo, perché ero rimasto colpito dalla fisica. Apprezzando molto l'aver messo diversi perni a oggetti con parti multiple. Vedete, non si chiude in automatico, non è un'animazione ovvia. Questa cosa l'ho apprezzata tantissimo. Mamma mia. Il ray tracing è ancora troppo, troppo, troppo rudimentale. Come il PhysX di Nvidia un tempo, quando era uscito Tomb Raider. Perché c'è Kira che dice... Se hai una 2080 e ti va a 100, attivando il ray tracing collassa a 60 in full HD. Porca miseria. Pesante. Troppo, troppo, troppo. Allora. Comunque. Non possiamo più interagire con lui, ok. No, noi stiamo continuando, non sto tornando indietro, perché l'edificio è molto claustrofobico in questo. No, no, le porte non si aprono così perché ho poteri, ma sono automatiche, sono sicuramente porte automatiche. Sì, le ho lette le targhette dei dipinti, ma ho riconosciuto che sono le stesse persone di poco fa. Vedete? Casper Darling. Ma non manca il quadro, ragazzi, vi faccio vedere. L'edificio è molto simile, strutturato in maniera claustrofobica, ma non stiamo tornando indietro, non si è modificato qualcosa, è semplicemente un'altra parte dell'edificio. Se io torno indietro, troverete i... Se io riesco a tornare indietro...
Scusate, noi... Noi abbiamo... È l'ingresso. Grazie, Jerkan. Cazzo! No, sono le stesse persone fuori. Questa è la stessa entrata perché c'è lo stesso documento qua. È la stessa entrata, ragazzi. Oh, mamma mia, Remedy. Che cazzo? I was 11 years old the first time I saw behind the poster. They told me I imagined it. I've been trying to pull it down ever since. Will you help? Vedete che parla a noi? Oh, l'opening. Eh sì, esatto, al posto del quadro dell'inserviente è apparso l'ascensore, e l'inserviente, quindi, vabbè, è ovvio che l'inserviente... Queste? Queste sono... Could I lose you there for a moment? You know what's on my mind. My baby brother, Dylan. 17 years since the men of this bureau took him. Allora, lei ha detto my baby brother, quindi il fratellino piccolo. E la regia mi piace un botto. Vedete, a me questa estetica... Capite che c'è un sacco di studio? Se il videogioco è al suo livello... Capite perché mi ha catturato? Esatto. Poi, ovvio, non deve essere tutto casuale, guai. Allora, queste sono le classiche porte da aprire tramite side quest. Fisica si dimentica a volte dei pesi, ma purtroppo succede in questa generazione da sempre. Promemoria terminologia approvata. Parole, allora, mentre si preparano le notifiche di decesso relativa all'ema di Willow, rispettare le seguenti linee guida. Parole, frasi da usare.
al servizio del proprio paese, dispiacere, orgoglio, verrà ricordato, ricordata. Parole e frasi da evitare: Alaska, forbici, sangue, perdita, scuse. E perché non c'è, non vi è specificato il sesso? No, ragazzi, lo dico per l'ultima volta perché giustamente arrivano persone tardi. Non apre le porte col pensiero, sono porte automatiche. Non ufficiale. Figo. Barbara, non voglio essere disturbato. Annulla tutti i miei appuntamenti per oggi. Per tutta la settimana. Non posso fidarmi di loro, Barbara. Di nessuno di loro. Trench. Trench. Non è un capo dipartimento. Sì, l'ho sentito il botto. C'era altro da raccogliere, vero? Ho visto un punto bianco. Qui è tutto molto buio, ma per fortuna c'è l'effetto di abitudine all'oscurità. No, forse non c'è altro. Trench, il direttore generale. Oh, giusto! L'abbiamo visto prima nei quadri, non ho segnato nulla riguardo i quadri. Vedete, non parla letteralmente a noi videogiocatori, perché noi non la stiamo portando immediatamente a prendere l'arma del delitto. E guardate, le vedete, vero? Queste eteree immagini, riflessi, prismi. La bandiera americana. E questa strana finestra che in realtà è un enorme... Una piramide nera. Guardate che bello il materiale della piramide. Onice. No, non onice. Non avrebbe questi riflessi. C'è un minerale che ha quel bellissimo effetto. Non credo sia ossidiana, sapete? And there goes the poster. Objects of power can cause or be results of AWE's altered world events, intrusions upon the perceived reality. Now, the service weapon is, of course, a prime example of an OOP, a very powerful one, ingrained in the Bureau's DNA, a key component in our prime candidate program. Come out of that Russian roulette a winner and you, you're it. Look at this place. Where am I? Al di là di quanto funziona in maniera stranamente buona il live action, ed è questo che riesce a esistere grazie alla struttura
no? Che abbiamo visto fino ad ora, l'ambientazione, le luci, i suoni, quindi vedere il live action non ti disturba ed è una cosa fighissima. Objects of power can cause or be results of AWE's altered world events, intrusions upon the perceived. È normale che sia andato a scatti, forse no. Objects of power can cause or be results of AWE's altered world events, intrusions upon the perceived reality. A side note, remember to cover their connection to the astral plane as well. Now, the service weapon is, of course, a prime example of an OOP, a very powerful one. Ingrained in the Bureau's DNA, a key component in our prime candidate program. Come out of that Russian roulette a winner and you, you're it. Lose and you're, well, fired. Thank you. I'm Dr. Darling, head of research, Federal Bureau of Control. A me mi fa impazzire il fatto che mi coinvolge così tanto. Ho un punto di pressione sul petto che non sono le stelle di Okuto, ma è realmente coinvolgimento. Speriamo bene. Corrispondenza. Allora, Ema è quindi uno di questi eventi. Sì, è molto, molto Dharma. Ok, Hathi, nome dell'inserviente, è uno degli appellativi del dio della magia nella mitologia finlandese. No, non è andato di proposito a scatti la prima volta. Era un caricamento lento, ovviamente. Quindi, Willow ha vissuto un Ema ed è morto. O morta. E ricordiamoci dell'Alaska, sì. La protagonista. La protagonista è molto calma rispetto a queste visioni. E l'arma stessa è un oggetto del potere. The same gun. Vedete? È un'arma molto particolare, divisa a sezione. E l'ha accettata analizzando il suo DNA. Ok, now I have a gun. Le munizioni sono infinite se si ricaricano con il tempo. Vedete, si ricaricano. Non c'è una sorta di mira automatica, forse per ora, vedete, no? Il colpo non si avvicina, anche se miro leggermente impreciso. L'arma è solo che va d'accordo. Vedete? Minchia, il melee
Secondo me è rottissimo. Tu, noi deteniamo la pistola. C'è il cambio di spalla, mi pare, sì. Something's coming. This threat. An attack. Duty as director. Keep the bureau safe. Did you hear that? It's the dead man. Right after the pyramid spoke to me, and it was just noise, and I understood every word. And this gun's alive. You know what? I'm happy. Happy to be here. Inoltre, things have quieted down outside. Is it safe to go? Per ora non abbiamo la mappa. Eccola qua. Vedete, la mappa è libera di essere utilizzata in movimento, e io penso che lei sia felice perché sta non soltanto ottenendo qualcosa dal suo essere entrata nell'edificio, ma è consapevole che potrebbe avere risposte. Me l'ero dimenticato. You can't let this happen. 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 You stopped it. You... Oh, thank you. That was... horror. Get the fuck away! Avete visto che belli che sono gli effetti visivi? Questi cosi erano guardie dell'edificio precedentemente, per qualche ragione assenti, ma visto che l'edificio stesso è cambiato prima non mi stupisco più di tanto, i quali sono stati posseduti da un'entità diversa da quella che ci parla. Questo è quello che sono riuscito a comprendere io andando all'anteprima, ma non so molto. No, no, i corpi erano umani, loro erano umani, semplicemente erano controllati da un'entità non umana. Probabilmente una delle Ema. Allora, guarda il quadro, quale quadro? Ed è possibile che abbia cercato di controllare la protagonista esattamente come loro, esattamente, solo che noi siamo in qualche modo protetti da quello che invece ci guida. Sì, no, l'entità probabilmente quando perde il corpo li disintegra. Probabilmente proprio perché è extraplanare. Qui entra in gioco anche un po' la mia conoscenza di gameplay di D&D, ma D&D si basa comunque su esoterismo e certi tipi di fantasy che bene o male sono influenzati, cioè influenzano tutte queste opere, quindi non è così sbagliato prenderne un minimo. Secure line of communication. Guide us. Reach the hotline. Cazzo, adoro questa atmosfera. The hotline, says the dead man. Okay. Adoro, adoro. Guardate, queste sono probabilmente intromissioni materiche di altri piani. È ancora presto per parlarne.
La ragazza si fa troppe poche domande, perché io ho il bruttissimo presentimento che non ne abbia bisogno. È un raro esempio in cui noi giochiamo un personaggio che sa più di noi giocatori. Vero? Wow! Vediamo un po' il cambio di... Ok, provato. E a seconda di chi ha visto... A questo punto penso di abbassare un po' il goal gioco. Chi ha visto la mia anteprima sa... che non possiamo ricaricarci gli HP. Oh, santo cielo. Guardate che figo. Ah, mi piacciono queste cose. Esatto. Siamo nel quadro perché siamo diventati il nuovo direttore. Lo shooting è... Per ora non abbiamo praticamente abilità. Le cose che, secondo me, il gioco vuole proprio farti capire che sei assolutamente umana e fragile prima di ottenere poteri che ti rendono sovraumana. Abbiamo ottenuto una modifica all'arma. No, in controllo non puoi metterti dietro ai ripari, perché loro vogliono proprio che il gameplay sia diverso. Il problema è che nel prologo, per questo avevo giocato velocemente, perché volevo capire un secondo se fossero dei problemi o solo delle introduzioni, non hai nulla di quello che è il gameplay originale e reale del gioco. Quindi sei molto limitato. Porca miseria! Nel trailer i libri sono oggetti unici, quindi immagino che su PC ci sia la possibilità di rendere la fisica più potente, credo. Tre fori di proiettile diverso, eh? Consultabile solo da Marshall. Abbiamo controllato quel sospetto Emma Adulth. Non era nulla. Come l'incendio a quella casa in precedenza. E il malfunzionamento dell'asciugatrice ancora prima. La mia squadra ne ha abbastanza di questi incompetenti. Dobbiamo trovare un modo migliore per distinguere i falsi Emma da quelli reali. Oppure dovrete assegnare a quegli agenti qualcos'altro per un po'. Comunque, ci stiamo dirigendo al ranch degli Sherman. Il prossimo sulla lista. Speriamo di trovare qualcosa di più interessante. Distinti saluti, agente speciale Keenum. Quindi loro cercano
effettivamente fenomeni paranormali. Oh, arma di servizio. Oggetto del potere 1. Chissà perché ci sono due O. Non è richiesta alcuna procedura di contenimento particolare. Descrizione. Para utilità. L'oggetto è di forma variabile. Quando legato, l'oggetto permette ai para-utilitaristi di... L'oggetto deve essere legato esclusivamente a individui che aspirano al ruolo di... L'oggetto determinerà se... Quindi di direttore. L'oggetto determinerà se sono degni. Immagino. Se rifiutato... Ma non credo, forse... Se rifiutato, forse è soltanto il primo passo. Object of power. Ok. Ok, ok, ok. Se rifiutato, la candidatura verrà respinta. Ah, ok. Questo processo è ridotto da... Malgrado i suoi criteri siano sconosciuti. L'oggetto è stato scoperto all'interno della Oldest House, nella stanza ora usata come ufficio del direttore. È stato scoperto lì. L'ipotesi più comune... Ah, interessante. Mjolnir, Excalibur, Varunastra, tutte armi che... dei loro possessori. Ok. Se gli oggetti del potere sono la convergenza di forze basate sul subconscious collettivo, questa potrebbe essere la manifestazione originale di quell'evento. Se questo è il caso, sono uccelli poco dolci. Vedere la presentazione del dottor Darling 11.1 per maggiori dettagli. Oh. L'agenzia dispone di molto personale per la sicurezza interna. LIS ha sfruttato rapidamente questo fatto. LIS è questa entità. Abbiamo aperto il collezionabile forse troppo in anticipo. Le guardie IS usano fucili standard bullpup, in dotazione di prima della corruzione, mentre le guardie armate hanno con sé fucili a pompa. Non hanno abilità paranaturali visibili, con l'eccezione che certe forme di guardie IS sono protette da un denso scudo di risonanza, in grado di fermare i proiettili. Questo scudo è forse il risultato di una corruzione prolungata da parte dell'IS? L'IS matura negli ospiti organici col passare del tempo? Sono necessari altri dati. L'IS punta individui addestrati a combattere? Ha questo livello di consapevolezza? Ah, oh, sì, per favore, fa che sia scritto bene, che ci siano queste domande. Dai, ti prego. Prima ho accorciato un po' la chat e quindi qualche messaggio viene tagliato, ma non mi è perso nessuno perché poi stare su. L'IS usa gli ospiti per i compiti che meglio si adattano alle loro caratteristiche? Gli ospiti addestrati per combattere vengono riservati al combattimento? Queste sono domande per un passo successivo, ma è chiaro che gli individui corrotti mantengono la conoscenza dell'uso delle armi. Ti prego. Questa cosa è un ottimo inizio. Yeee, materiali! Lettura indefinita. Risorse. Non hai nessun livello di autorizzazione. Lettura indefinita. Materiale concettuale. Ci sono voci inglesi, non solo versi. Quanto mi piace sto stile. Soprattutto perché c'è. Sound that tried to invade me earlier. The hiss burrowing into everything in this place. Is the hiss your enemy? All right, it's our enemy. That babble's contagious. It burrows in like an infuriating melody that makes you hum it over and over. Immagino che essendo all'inizio qua ci siano particolari lentezze. Mi sento meno in colpa per chi sta lavorando. Iniziare. Allora, come gestire i visitatori non previsti? Non sta parlando da sola. È evidentissimo che non sta parlando da sola, fin dal prologo. Sembra che parli con noi, ma non parla con noi. Iniziare in questo modo.
pad alla mano, per ora i controlli non sono fantastici, nel senso che lo shooting è molto 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 scattoso e non per il controller. Probabilmente a differenza di altri sparatutto, forse qua conviene diminuire la sensibilità. E il salto, il movimento non è esattamente meraviglioso, però il fatto che siamo ancora all'inizio del gioco, io so che con le altre abilità il gameplay diventa estremamente più divertente e fluido. Tuttavia non mi fa impazzire il sistema di controllo, però in realtà non c'è. No, non sta affatto parlando a se stessa. Ha appena dato il soggetto a qualcun altro. È palese il tubo. È il tuo nemico? No, è il nostro. Non sta parlando a se stessa. Allora. Benvenuti al Federal Bureau of Control, fondato nel 1964 come parte dello sforzo per rafforzare le relazioni governative. Tra l'altro, quando parla con queste entità appaiono spesso e volentieri dei riflessi sullo schermo. Quindi, come Lys ha posseduto le guardie, qualcosa di più positivo e meno corruttivo ha posseduto lei. Siamo felici di prestare servizio per gli Stati Uniti e il suo popolo. Alla ricerca del... No, non parla alla pistola. Alla ricerca dell'eccellenza in tutti gli aspetti delle infrastrutture della nostra stimata nazione. Se non dovessero andarsene, ponete una delle seguenti domande. Siete qui per incontrare qualcuno? Siete di New York o solo visitatori? Come avete trovato questo posto? Se le loro risposte sono innocue, spiegate che questo è un ufficio federale di sicurezza e quindi non possono restare. Se le loro risposte sembrano... Scortateli in una stanza privata. Eseguite poi la valutazione psicologica Gunnars. Se la loro risposta è nella gamma accettabile di anormalità... Lei non credo sia immune a Lys. Credo che lei sia protetta da Lys. Se fosse immune non avrebbe avuto quell'incubo e non avrebbe avuto quel bisogno di resistergli. Si crede che le leggende metropolitane influiscano sulla creazione di materiali alterati, ma possono anche decidere le caratteristiche di un evento nel mondo alterato. Le leggende metropolitane sono concepite come l'evoluzione moderna degli archetipi di Jung. Li conosciamo certi, informati del nostro, e resi popolari dai media. Si riesce quasi a intuire quello che manca. Abbiamo ripetutamente provato che le leggende urbane possono essere artificialmente nella cultura popolare usando il programma televisivo ontologico creato dall'agenzia. Una volta piantati i semi, l'immaginazione ne acquisce i dettagli. Quindi il mondo alterato può essere influenzato dall'immaginazione dell'uomo? Certi fenomeni paranaturali contengono chiari elementi di folklore popolare. Ma che succedono solamente nei momenti, cioè culture chiuse? Un paio di forbici che consumano forbici. Consumano umano attraverso due buchi. Forbici che consumano spirito? Cosa? Forbici era una parola da evitare. I buchi possono essere qualcosa legato al chakra? No, esatto, nel cranio può essere. Sì, esatto, può essere il cranio. Ma speriamo che si possano rimuovere queste cose nere in futuro. Secondo me sì. Secondo me sarà una cosa che si sblocca. O che comunque si può ottenere il documento pulito. Questi dettagli, che vivono nella mente di molti, sono stati rafforzati tramite la convinzione. Le leggende metropolitane non sono solo storie per bambini, sono realtà paranaturali in attesa di avvenire. Cioè ho rotto la radio e una parte della radio si è rotta ed era la parte della radio che aveva il prompt di comando.
Queste cose 15 anni fa non avremmo mai potute farle. L'altro mago. Vedete, le scale sono occupate da materia e costruzioni completamente aliene. Ehi, bella intelligenza artificiale, bro. Di auto aim col controller, please. In cursore di seconda. Una granata? Ma buongiorno! Buongiorno! Mi stai facendo capire che senza i poteri sono una merdina? Minchia! Mwah. E quante volte gli devo sparare? No, il melee secondo me è rotto. Io ricordo che qua tutti, io pensavo che fosse stato patchato, invece a quanto pare è il gioco base. Io mi ricordo che qua tutti gli influencer alla prova stavano un attimino sclerando. Io so, sapendo quello che mi aspetta, ora che so che non è stato patchato, ce la giocheremo in maniera un pochino più... Però a quanto pare... Qui la difficoltà è terribilmente inizialmente sbilanciata. Ma penso che sia a questo punto voluto. Per far capire quanto poi si diventa forte. Noobs. Touché. Minchia, mi ha quasi shottato. Dov'è l'altro cadavere? Ma come cazzo? Manco fosse una boss, uno scontro opzionale. No, è tostissimo perché non possiamo fare niente, né coprirci né difenderci, perché si sblocca tutto dopo. Porca puttana! Gesù! Ah, però perde HP, eh. Fregato. Ah, si può cambiare spalla anche senza stare in seconda persona, figo. Suka!
No, in realtà è più... ripulisce il punto di... In realtà è una cosa molto, molto positiva che non ci si possa curare. Perlomeno senza abilità particolare. Benvenuti nei videogiochi anni 90, ragazzi. Qui le cure sono droppate dai nemici. Il che non è affatto una cosa stupida. Puri. Ok, Raziel, lavora. Questa protagonista sa molto più di noi. I can't tell you how happy I am to talk to somebody sane. The feeling's mutual. I'm Pope, Emily Pope, Dr. Darling's assistant. My turn. Should I lie? Jesse Faden. I'm just visiting. I should have lied. Oh shit. You're the new director. Hold on. We're coming out. Director Faden. Call me Jesse. Okay, Jesse. I'm Emily. Look, somehow this hostile force, this hiss? That works. Somehow the hiss managed to infiltrate the building without any warning. And just like that, my name for it is official. The hiss. Like the sound of poison gas leaking in. We're in full lockdown. It seems to have spread everywhere and to everyone not protected by an HRA. And, extraordinarily, you. You are the director, and that makes you special by definition. Trench is no longer the director, obviously. I'm sorry, I'm talking too much. This whole situation is just a lot. Trench is dead. Shot. Ah. I found his body. And the gun. Do I tell her it looked like a suicide? The service weapon. Also, and this can sound crazy, but he keeps appearing to me, saying things. Molto it's hard onesta. To make out, but he told me to cleanse the control point. Appunto. Push the hiss out. The whole room shifted around. You did that? And you entered the building when it was already in the lockdown, before you became the new director? How? I'm not ready to tell her about you yet. A janitor let me in. Sì, sì. I love it! This parla proprio da sola, raga. Unbelievable. Uh-huh. I can't even... Look, Jesse, I have a million questions, and you probably have a million more. Like, do you know my brother Dylan? Not yet. But there's something I need to ask you to do first. If you can cleanse a control point, then you can maybe cure those infected or possessed by the hiss. Because if that's possible, our options are very different. Emily Pope. I don't know her, but I like her already. She's the opposite of the faceless agency I've blamed for what happened to me for so long. But I can't trust her yet. Or rather, the Bureau she's a part of. Yes. I can try. I'm speaking for you, of course. We can try it together. Okay. Galactus. Ero ironico. Push the hiss out. Intendevo dire che è ovvio che non sta parlando da sola.
In realtà, secondo me, una delle cose migliori che hanno fatto per ora, salvo che ci sia poi un crollo, è esattamente come hanno gestito le animazioni facciali e i dialoghi in un progetto che non aveva il budget per fare una completa motion capture di tutto ciò che sono le animazioni. È veramente acuto far sbattere spesso le palpebre, far muovere le inquadrature, tagliare, ritagliare, primissimo piano, sguardo, bocca. E funziona, copre moltissimo ciò che sono limiti tecnici che altrimenti sarebbero stati evidentissimi. E non credo proprio che sia che lei stia parlando col fratello. Assolutamente no, al di là del fatto che mi stuccherebbe subito. Lei vuole scoprire, vuole trovare, vuole il fratello, ma non sta parlando col fratello. Anche perché prima ha parlato del fratello. Quindi oh, santo cielo, decisamente no. Didn't work. The hiss has burrowed too deep. Ripping it out rips them apart. Jesse, over here. We need to make a plan, Jesse. I can't cleanse them. I saw. It was worth a shot. Thank you, Director. Jesse. I'm gonna tell her why I'm here. I'll risk it. Listen. The Bureau was involved in an incident in my hometown, Ordinary, 17 years ago. The Bureau came in and covered the whole thing up. I've been looking for this place for a long time. That's enough. Maybe that's too much already. I can't tell her about Dylan and the rest yet. I've seen mentions of an altered world event case dealing with Ordinary. You were at Ground Zero as a child? It was one of the big ones, and before my time. And very classified. I can try to dig out some old files for you. My boss, Casper Darling, would know, but he's missing. I think he knew this was coming, or suspected. He came up with the HRAs, the Hadron Resonance Amplifiers. I think they're what saved us, or a few of us. And Director Trench would know. Trench? The ghost, or whatever he is. He mentioned something called the hotline. Said I should find it. It's another object of power, like the gun, an old Bakelite telephone, a direct line of communication between the director and the board. Maybe he can talk to you more clearly through that. Il Trench has years and years of experience. Ma è morto. He might know how to destroy the hiss. Where is the hotline? It's kept in the communications department through the mailroom. It's part of this sector, so we can access it even with the lockdown in place. We'll get the door open for you. Okay, that's my next stop. That's Tomasi's department. He's head of communications. I don't think he had an HRA. He kind of made a point about not wearing one earlier. Keep an eye out. They call me the director. But that's not me. I'm not a director type. I'm not a leader. Why am I here? Ragazzi, è fighissimo. I think you already know. Yes, I came for my brother, but there are other reasons too. I said I was looking for answers, but I might never understand them. I'm not looking for proof. This is already it. More than enough. No matter what they told me all those years, I know it's real now. I didn't imagine this. I want to be a part of this world.
What scares me shitless is that I finally found it. Only to see the hiss destroy it all. Devo rispondere a un ragazzo. Però la regia mi piace un botto. Guardate, sembra che vada a capitoli, no? Se il gioco regge botta e risulta essere una bella esperienza ludica, fantastico. Look, I know this is all new to you, so don't hesitate to ask me anything you want to know. There are no stupid questions. The door to the comms department is just outside the boardroom back in the lobby. They should have gotten it open by now. Follow the signs to the mailroom. You can get to the hotline containment chamber through there. Good luck, Jesse. See you back here once you have the hotline. Allora. Thanks, Emily. Facciamo un esperimento per questi ultimi 35-40 minuti. Sposto la chat a destra e poi a fine live mi fate sapere. E no, non credo di aver sbloccato il recupero di salute, assolutamente. Il fatto che è cambiata un momento di trama, c'è stato un next chapter, potremmo dire, quindi... C'è un ragazzo che ha detto, questo qualcuno potrebbe correggermi perché non conosco bene l'attrice, quindi non l'ho riconosciuta, ma c'è un ragazzo che diceva, eppure la doppiatrice non mi piace moltissimo perché non ci sta molto con la faccia di questa donna. E in realtà questa donna è reale ed è molto probabile che la voce sia la sua. Quindi in caso è divertente vedere che ci siano questi effetti, perché non è colpa dell'opinione, può essere un effetto, un'illusione. Ma è lei, è proprio lei. Quindi non può essere la voce sbagliata, in teoria. Allora. Vediamo, eh. Facciamo la magia in diretta. E vediamo come se la cava. Eh sì, no, sul punto di che i checkpoint ti ricaricano la salute, santo cielo ragazzi, certamente. The hotline should be in the communications department. Where did the hiss come from? I'm not sure. You said the hiss was here when you entered. Did you see anything like that outside before you came in? No. No, just inside. The source is internal then. See, the oldest house is a sprawling complex with openings to other places as well. I don't even know where to start looking. But in the context, it's good news. The lockdown holds. The hiss escaping the building would be the end. Pretty shitty world out there if you ask me, but... I wouldn't want the hiss to destroy it. With you on that, Emily. Where did the hiss come from? I'm not sure. You said the hiss was here when you entered. Did you see anything like that out? No. The source. I don't feel the hiss is. With you. You mentioned the oldest house. What is it? This building, the Bureau headquarters, the oldest house, is a shifting place. You've seen it. It transcends its physical limits. I've been to New York a few times. How didn't I notice this place? It's an attribute of the building. This is a place of power. The oldest house doesn't like attention, so unless you're purposely trying to find it, you don't, which is perfect for us. The work we do here is essential, but unstable. The Bureau prefers not to be noticed.
And we need strong walls to make sure nothing gets out. So without you, I never would have found the front door. Okay. Ok, cambia il colore. This trench guy. I keep hearing him in my head. Is he a ghost? Haunting me? I doubt we're talking about a ghost in the traditional sense, but an echo maybe. See, if he was killed by the service weapon, your gun, maybe it's his final thoughts recorded by the bullet in his brain, like a deep space probe sending back data. But that's just a hypothesis on my part. I'd need the gun to research it. But you better hold on to that, given the circumstances. I think I will. Yeah. È molto interessante che stiano giustificando tutte le nostre iniziali domande. Il che pone, tra l'altro, le basi per un videogioco molto particolare. Speriamo. Can you tell me what an object of power is exactly? This is all, well, new to me. Don't worry, I love going over the basics. So objects of power are mundane objects that house paranatural energies and have developed a link to the astral plane and can thus be controlled, which is what differentiates them from altered items, which are still housings of paranatural forces, but are more volatile and cannot be bound in the peri-utilitarian sense. Got it? Did she memorize this? Sì. Got it. Thanks. A parte che è tutto molto molto strano, c'è questa sorta di etericità, no, da parte del comportamento di queste persone che è incredibile. Però allora poi alla faccia dei BB e delle BT di Death Stranding. Allora, can you tell me what this is all, well, so objects have developed a link to the astral plane and can thus be controlled, which is what differentiates them from still housings of paranormal forces, but are, got it? Ok, è tutto estremamente semplice, solo stato detto in maniera molto contorta perché era memorizzato da questa senza forse neanche capirlo davvero. Non è vero, in realtà mi sembra che abbia le idee chiare. Gli oggetti del potere sono legati al piano astrale, ma possono essere controllati in quanto stabili. Gli oggetti alterati sono collegati ai fenomeni paranormali, ma sono assolutamente instabili. Quindi a livello di utilitarità, parola messa per prendere le cose complicate, non sono utili, non sono utilizzabili, sono rischiosi. Boom! Fatto, andiamo avanti. So HRA stop you from becoming Hiss? It seems that way. I mean, I hadn't even heard of an HRA until a few weeks ago when Dr. Darling started handing them out. Well, I began analyzing mine as soon as I got it. I mean, each one seems to emit a powerful short-range frequency way beyond anything I've ever seen. Doesn't the timing seem suspicious? I thought that too. Dr. Darling usually likes to unveil his latest breakthrough in big presentations. With these, he just passed them out. Yeah, his behavior makes me wonder what exactly he knew. Thanks, Emily. I'm sure I'll have more questions soon. Sicuramente. Just let me know. Quello con cui siamo in contatto si potrebbe considerare AHR? Ci rivela tutto perché siamo il nuovo direttore. Loro sono consapevoli che siamo il nuovo direttore perché sono probabilmente influenzati da una sorta di piano astrale che modifica la loro percezione. Proprio perché noi siamo diventati direttori sotto ogni punto di vista. Questo è il punto di controllo che permette di fare quick travel e di cambiare gli abiti della protagonista, ma è ancora presto per sbloccarne. Non credo che avremo bikini in control. Allora, chissà se abbiamo modo di... Wow, clearance livello 3. Dovremmo farne di side quest per... Questa jukebox... È un oggetto del potere. Presumo. Esatto.
Cosa... Ve ne ho sentito parlare spesso, mi interessa molto. A cosa vi riferite con SCP? Ah, troppo lungo da spiegare, ok. Sono creepypasta, allora mi informerò io. Ok. Andiamo a vedere se Hathi ci dice qualcosa. Non ho preso appunti su Tommasi perché so già qualcosa di Tommasi. Che cazzo? Qui siamo persino vestiti di... No, siamo... Hold the Stow. Scoperta il 4 agosto. Ecco, io ho finito la demo nel cerchio in basso a sinistra. Punti secondari. Okay. Motore fisico che si dimentica, appunto. Reminder: if you experience an unanticipated building shift, follow these simple steps. 1. Search the room for any altered items or objects of power. 2. Carry the altered item or object of power to the nearest safe room. 3. Wait for bureau staff to find you and the object. If there are no altered items or objects of power in the vicinity, then reach your supervisor via the nearest intercom and await further instructions. Thank you for your attention. Allora. No, no, non è un tripla A questo. È un doppia A, potremmo dire. Sto giocando su PS4 Pro. No, no, il costo penso che sia assolutamente standard. Il AAA non è la cosa che definisce il costo di un videogioco, ragazzi, assolutamente. Così come un indie non definisce un gioco che costa poco. Niente ATI, eh? Ok. 4, wow. No, questo titolo non sarebbe assolutamente potuto essere in prima persona. Capirete presto il perché. Siamo ancora in un prologo estremamente rudimentale. Non andremo molto oltre oggi, ma mi fa piacere per chi non c'è potuto essere, o comunque in generale per aver fatto una buona introduzione. Non voglio assolutamente sacrificare nulla di una blind run. There it is again. A welcome message. The yellow dragon is I. Through a mirror in the middle neighborhood, in here inside our room. Peccato che è scomparso il sottotitolo. Tommasi.
No, non ho la Clarence 1. Ve lo dico per esperienza. Là non ci possiamo andare. Perché ne verremmo uccisi. Ho provato durante la mia demo. Ma toccatelo voi, ma io non la tocco quella roba, avete sentito come gridava? Memoria della casa. Barriera Is. In Dark Souls tocchi tutto. La risonanza Is è un impedimento fisico difficile da definire. Le barriere Is sono modi per impedire la fuga o l'accesso al personale dell'agenzia. Sono stati trovati due metodi per neutralizzarle. Distruggere le fonti multiple di risonanza concentrata trovata nelle vicinanze, distruggere l'entità Is nella zona. Noi abbiamo fatto la seconda. A causa della loro dimensione e densità, i campi di risonanza sembrano necessitare il supporto da altre fonti di risonanza Is non connesse. Senza l'abilità di attingere da queste risorse, la barriera cadrà. La struttura inattiva di risonanza Is può essere considerata un essere cosciente? La distinzione fa qualche differenza, fa qualche differenza quando si considera l'Is? Cosa ti dice sull'Is l'atto di costruire muri per impedire i nostri movimenti? Adoro la contestualizzazione di cose ovvie. Grande. Fino a che punto è in grado di osservare e pianificare? Ok, allora, a causa delle recenti fluttuazioni nel punto di controllo più vicino, il livello di stabilità di quest'area è stato abbassato a giallo. Tabella di riferimento: verde, stabile; giallo, bassa possibilità di alterazione; alta, rosso, frequenti e inattese alterazioni dell'edificio. Ah! Il bello di giustificare i muri di arena è proprio il fatto che sono stati giustificati al posto di mettere una meccanica in un videogioco che vuole essere narrativo e realistico a modo suo in un'ambientazione, no? Quindi è una cosa che premio moltissimo, mi piace molto, tra l'altro l'intelligenza con il quale è stato fatto, specialmente se scopriremo qualcosa di più sull'Is. Allora, ok, ma non posso più toccare nulla, l'abbiamo distrutta la barriera. Compie 46 anni.
lassù c'è un oggetto. Non credo che sia la roba a terra a farci male. Io credo che sia proprio l'area. Nello shelter, nel bunker dove è uscita Poop, poi ci facciamo un giro, penso. A meno che non l'abbiamo già fatto. Le mie prime riflessioni per ora sono le stesse del primo sguardo. Non vedo l'ora di superare la parte, ma giocarlo in blind da solo, in libertà, senza fretta, mi sta dando una bellissima sensazione. Che non ho i poteri. State bene dove state. Ehi, intelligenza artificiale, te la cavi male, eh? Io anche con la mira, ma... Sì, l'intelligenza artificiale in uno scontro normale, secondo me, non è molto... Ah, si è ricaricato. Oh, beh. Ottimo, bravo, campione. I poteri sono tanti. Io nella mia demo ne ho già sbloccati 3. A queste ore di gioco che abbiamo fatto oggi. Ma penso che arriveranno. Magari non proprio oggi, ma... Che figa, la distruttibilità mi piace un botto. Vibrating in the Cold War era collective unconscious. A receptacle. It is a receptacle for dangerous energies to hone in on. And they did. We don't have the details, but when things started flying around the disc, it was transferred to us. It's an object of power. Oh, OP. Oops. Oh, and it can launch things telekinetically through the air. To date, we've launched maybe 3 dozen pencils. And once, we even launched a cup.
Ok. Ehi. Hey. Mi serve un punto di controllo. Jessie, di che cazzo sei direttrice? Fammi capire. Facendo un giro tra i piani perché è arrivato il momento, secondo me, di fermarci in maniera perfetta, tuttavia non prima di aver fatto un giro. Ok, abbiamo fatto il giro. Ci sono sicuramente altri episodi di quella prelibatezza. Ragazzi, ragazzi soia. Aspettabile direttore Trench, mi piacerebbe ringraziarla per aver approvato la mia richiesta per l'archivio della posta non recapitata. Catalogare tutti i messaggi non recapitati in possesso dell'agenzia ci fornirà un database estremamente utile che le squadre di ricerca potranno usare per trovare eventuali connessioni o argomenti correlati tra le lettere. Oltre agli scopi più operativi, l'archivio ci consentirà di preservare tali immagini di incontri umani con il mondo paranaturale. Le lettere sono arrivate qui da vari luoghi e momenti, raccolte dal servizio postale come non consegnabili. L'agenzia è il luogo perfetto per conservarle. Comprendo che non tutte le lettere includono materiali relativi a veri eventi paranaturali, ma persino quelle false ci consentono di ricavare informazioni su come l'ignoto sia percepito dalle persone reali. Ovviamente prima compilerò un sistema che ci consentirà di analizzare le lettere per rilevare qualsiasi informazione o presunte connessioni con gli EMA e altri materiali alterati. Perciò grazie di nuovo, non vedrò di rilevare. Ah, letto in fretta.
Sì, persone reali, nel senso che sono persone reali le quali hanno immagini o esperienze che in realtà non lo sono. Lettere non recapitate. Oh, wow. Oh, che figata questa cosa. No, non ho mai detto che giocherò controllo solo di lunedì. Controllo lo giocherò quasi ogni giorno, dalle 18 alle 20. Ogni giorno che non ha altre live, quindi lunedì, martedì, giovedì, sabato, basta. 4 giorni a settimana. Ho fatto un sogno e ho costruito ciò che ho visto in esso. Una macchina che ospiterà Dio, ma non il Dio che conoscete o quelli che tutti conoscono. Un nuovo Dio. La macchina sarà il suo corpo e la sua mente. L'ho creata proprio come il sogno me l'ha mostrata. Ho usato il motore di un frigorifero e le bobine del mio tostapane, oltre alle ventole e alla cinghia di distribuzione del motore della mia auto, infine le ruote e lo skateboard di mio figlio. Ah, tutto bene? Sabato... Sì, questo sabato ci sarà Erika. Ma in generale poi verrà sostituito. Sì, no, sabato ci sarà Erika. Dio non può ancora muoversi, ma il sogno ha detto che avrebbe imparato a farlo da solo. Questo è solo un primo corpo iniziale, come un neonato, ma in versione meccanica. Dio ha solo bisogno di un punto di inizio. Se volete intervistarmi, contattatemi all'indirizzo indicato sulla busta. Il mio telefono non funziona più. Ho dovuto usare il meccanismo di composizione del numero per Dio. A chi di competenza? Sono stato contattato dagli ex presidenti degli Stati Uniti d'America. Mi sono apparsi come spiriti guida, donandomi la loro saggezza. John Adams ha continuato a dichiarare che devo sistemare l'America, ma non riesco davvero a comprenderlo. Hanno tutti diverse opinioni. Continuano a dirmi che mi sono immaginato tutto, ma Theodore Roosevelt mi ha mostrato come riparare il mio tosaerba e non sapevo nulla a riguardo. Spiegatemi questo. Ho alcuni grandi uomini ormai defunti che mi parlano del passato e del presente. Se volete usare le mie capacità per gestire il governo, fatemi sapere. So che potrei essere utile alla Casa Bianca. Con sincera ammirazione, James Bartholomew. James? Reso conto dell'evento di Havana. Nell'ambasciata degli Stati Uniti a Havana si è verificato un evento acustico che ha ferito la maggior parte del personale diplomatico ivi presente. Sono state rilevate X vittime e le informazioni in uscita sono state correttamente gestite. Gli agenti dell'agenzia sono arrivati all'ambasciata nello stesso giorno in cui l'evento è stato segnalato tramite i canali federali, ma ormai era troppo tardi per assistere all'EMA, che è stato indicato come un caso di... Il personale ha sentito un forte rumore e alcune improvvise vibrazioni molto intense, accompagnate da una forte pressione nelle orecchie. Il tutto è durato per X minuti. Non è stato osservato alcun fenomeno apparente. La scena è stata isolata e il personale dell'ambasciata è stato trasportato negli Stati Uniti. Dopo aver recitato la formula I.9 nelle vicinanze, un singolo stivale da cowboy è iniziato a vibrare, manifestandosi come oggetto alterato. Non del potere. L'oggetto è stato quindi confinato e portato all'agenzia per ulteriori analisi. Che figata. Ok. Quindi... questo vale come punto di salvataggio. Noi torniamo al menu. È stata una figata. Grazie a tutti. Ci rivediamo domani alle 18. Alla prossima, ragazzi. Ci aggiorniamo. Grazie della compagnia. Abbiamo iniziato, sono fomentatissimo. Hasta la fecha. Hasta pronto.